Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Anche oggi in un vlog particolare, vi sto portando un po' in location sempre differenti. Perdonatemi il viso e la voce, ma sono un po' raffreddato e in questi giorni già iniziato un po' quello che è il percorso che vorrei farvi vedere e soprattutto mostrarvi. Molti di voi già lo sanno, io faccio parte di un'associazione che si chiama Camarilla Italia. Vi farò spiegare direttamente dal presidente cos'è Camarilla Italia, ma soprattutto dove si oggi. Vedrete alcune interviste di alcuni ragazzi che stanno facendo, diciamo, questo percorso, dato che siamo un'associazione che c'è da oltre 15 anni, è un'associazione di tantissimi ragazzi che si incontrano per giocare giochi di ruolo dal vivo. Vedrete qualche spezzone video davvero molto interessante di questa associazione, soprattutto di questo gioco che ormai ha preso la mia passione, quindi come sapete il canale sta diventando sempre più rivolto a quelle che sono le mie passioni, a quella che è la mia vita. Quindi ragazzi, vi porto in questo viaggio. Ci vediamo nel corso del video. Siamo al castello de Piagnaro a Pontremoli e siamo qua circa 100 ragazzi per giocare, diciamo, queste 2 notti, queste 2 sere, ai giochi di ruolo in prima persona, ai giochi di ruolo dal vivo. Vi porterò quindi all'interno del castello e vi farò vedere un pochino com'è suggestivo questo posto, ma soprattutto di che si tratta questo gioco dal vivo. Cos'è per te Camarilla? Arizona, che cos'è per te Camarilla? No. Vabbè, sono tua. Vabbè, oh, potete fare una serie di no. Che cosa è per te Camarilla? Sì. Oh, c'è un sì! Tutti no hanno detto. Tiziana, che cos'è per te Camarilla? È un'esperienza meravigliosa che mi ha tirato via da una situazione parecchio pesante e negativa e mi ha dato un sacco di gioie, un sacco di amicizie, tante cose a cui pensare, ma soprattutto tante cose in cui riversare la mia creatività. No, Camarilla Italia è un'associazione culturale, ludico-teatrale. Noi facciamo in particolare gioco di ruolo dal vivo, ispirato al mondo di Tenebra. È un fan club italiano della White Wolf, una casa editrice che produce i manuali appunto di questo mondo che è come il nostro, però più oscuro. Promuoviamo il gioco di ruolo dal vivo come strumento di aggregazione sociale. Noi condividiamo una passione, condividendola trascorriamo del tempo insieme, un tempo intelligente, un modo intelligente di trascorrere il nostro tempo libero. Cos'è Camarilla Italia? Bella domanda.
Principalmente una community. Una community di giocatori, soci, amanti del gioco di ruolo dal vivo e principalmente le persone che hanno qualcosa da esprimere, che vogliono scambiarsi delle idee per lo più. Cos'è il gioco di ruolo dal vivo invece? Altra bella domanda. Per un'interpretazione completamente personale è un modo di fare gioco in prima persona, chiaramente, in cui i giocatori, i soci, chi intende partecipare, decide di mettersi alla prova in prima linea, di interpretare qualcosa che gli appartiene in merito al suo carattere e non gli appartiene, e prova a conoscere e a conoscersi attraverso una maschera, che può essere di qualunque genere, letterario, fantasy, gotico, horror, post-apocalittico, qualunque. Ragazzi, ora come vedete sono tornato ormai a casa, ma mentre editavo il video mi sono reso conto che dovevo dire la mia su giochi di ruolo da vivo, su questi giochi di ruolo da vivo e soprattutto su Camarilla Italia. Io non ho iniziato a fare giochi di ruolo da vivo perché dovevo superare qualcosa nella mia vita che non riuscivo a superare, tipo una timidezza o tipo socializzare con le persone. Sono stato sempre molto socievole con tutti e riesco a creare amicizie molto velocemente. La voglia invece di iniziare a fare giochi di ruolo dal vivo in prima persona era quella di mettermi in gioco nell'ambito della recitazione, nel mettermi in gioco nell'ambito dell'entrare nei panni di un personaggio che potrebbe avere un carattere, una personalità totalmente diversa da quella che il mio carattere e la mia personalità. Quindi mettere in gioco me stesso nella vita reale, quindi in quello che è il gioco di ruolo dal vivo. Quindi io vedo in Camarilla Italia comunque un punto in cui, oltre che fare tantissime esperienze e conoscere tantissime persone nuove, come magari alcuni hanno detto e come conosco altri che magari non avete sentito, è un qualcosa che può servire proprio alla personalità di molte persone che sono timide, non riescono ad avere rapporti con altre persone, non riescono a socializzare, non riescono a parlare di fronte a tante persone. Questa tipologia di gioco, che è prettamente un gioco, aiuta tantissimo ognuno di voi per chi ha problemi proprio di timidezza, per chi ha problemi a socializzare e a parlare davanti a una grandissima folla. Vi potrebbe capitare magari nel gioco di dover necessariamente parlare di fronte a 100-150 persone recitando, quindi essendo magari il re di quella città, il principe o magari una persona importante che ha necessità di dover parlare a tante persone. In ogni caso, se siete interessati a questa tipologia di associazione, a questi giochi di ruolo dal vivo, vi lascio in descrizione il link al sito di Camarilla Italia, dove magari ci sono approfondimenti su ciò che è realmente l'associazione, la pagina Facebook, ma soprattutto potrete vedere se magari nella vostra città c'è un centro proprio di Camarilla, quindi un gruppo di ragazzi che si incontra per poter giocare a giochi di ruolo dal vivo, in modo tale che potete contattarli per magari avere anche maggiori informazioni in prima persona e magari, perché no,
provare e assistere a un live nel momento in cui si giocherà. Beh ragazzi, con questo è tutto, mi raccomando, se vi piace questo video mettete tantissimi mi piace, riscrivetemi nei commenti cosa pensate di questa associazione e di questa tipologia di giochi di ruolo dal vivo, e soprattutto se eravate a conoscenza di questi giochi dal vivo, e noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti ragazzi da Elytra Technology.